Ciao ragazzi, questo è il mio primo video tutorial e oggi vi insegnerò a fare un bracciale orologio kawaii. È molto semplice, vi farò vedere passo passo come l'ho realizzato e ci riuscirete anche voi sicuramente perché è veramente semplice e un buon divertimento. Per creare questo orologio vi servirà allora un bracciale come questi che si comprano al mercato. Ora questo qua aveva delle piccole applicazioni che io ho borchiette che io ho dovuto togliere perché in pratica, aspettate vi faccio vedere, aveva queste borchiette qua, una qua, ne tenevo un'altra anche più qua, dove insomma andava passato un altro pezzo che io insomma ho tolto perché non ci serviva. E questo bracciale qua, per esempio, l'ho pagato anche questo poco, l'ho pagato ora non mi ricordo benissimo, ma comunque o 3 o 4 euro, insomma. Però fa proprio al caso nostro. E poi una volta messo l'orologio qui, diciamo questi buchi non si vedranno più e verrà una cosa fatta bene, diciamo. Allora prendete il vostro insomma orologio, dovete prendere un orologio così, io l'ho preso a bancarella in mezzo al mercato e l'ho pagato in tutto 3 euro. E già con la meccanica funzionante, e prendete questo orologio. In pratica questo qua sarà la parte sopra del nostro orologio che andremo a fare, che andremo a creare noi con la nostra grafica. Queste parti qua saranno tolte e sostituite e messe sopra la nostra base che vi dicevo prima, sulla quale andrà applicato praticamente questo orologio, tipo, adesso vi faccio vedere, tipo così dovrebbe venire una cosa del genere, ma senza questi qua, tutto un pezzo, e qui con una grafica migliore che faremo noi al computer. Allora prendete il vostro orologio e toglieteci questa parte che stava all'interno così, la togliete, ci togliete tutte le lancette perché poi qui noi ci andremo a mettere la nostra grafica e insomma faremo l'orologio con una nuova grafica, quindi così vedete, senza lancette. Attenti a non perdere le lancette e levarle in modo delicato perché sennò possiamo compromettere la meccanica dell'orologio, perché essendo comunque un orologio di quelli diciamo così scadenti, non è che abbia una meccanica tanto resistente. Adesso prendete questa parte qui dell'orologio, il nostro quadrante, che appunto dovremo farci questa grafica sopra, e bisogna che voi lo scannerizzate al computer per preparare la grafica al computer per poi stamparla e applicarla qua sopra. Cioè vi dico di scannerizzarla perché in modo che viene preciso e voi vedete precisamente dove dovrete andare poi a disegnare i vostri numeri, in modo che poi si trovi, non vengono numeri sballati e l'orologio non servirebbe più a niente in pratica. Abbiamo fatto la nostra scansione, come potete vedere si vede proprio bene il quadrante dell'orologio. Ora dovremo andare a prendere questo quadrante dell'orologio e portarlo in un programma e riprodurre diciamo il cerchio con questa grafica, e solamente che all'interno qua invece di queste diciamo, vedete, marche pezzotte diciamo così, dobbiamo metterci la nostra grafica, magari se vogliamo cambiare i numeri o qualcosa attorno, possiamo cambiare il colore, ora vediamo, adattiamo qualcosa e vediamo, magari cerchiamo qualcosa su internet. Io consiglio di usare uno o due programmi insomma per fare questa cosa qua. Il più consigliato, il più diciamo professionale sarebbe Adobe Illustrator, che è più professionale, insomma è il migliore. Nell'eventualità si può usare anche CorelDRAW. Una volta scannerizzato ho visto dove andavano i numeri e tutto, e ho fatto una grafica che mi piace, diciamo così, l'ho vista e mi piace. Adesso la faccio vedere più grande, ecco, qui ho scritto V-Style, è un orologio carino, un kawaii. Adesso vi faccio vedere come si stampa. Ok, dovete stampare quello che noi abbiamo fatto su una carta
Questo si chiama E-Dama, una carta che io ho comprato su eBay, ed è una carta che il retro di questa carta è adesivo. Ora per esempio ci sta questa qua, che è quella trasparente, a noi non ci interessa. Poi dovrebbe starci questa, che è extra lucida, tipo foto. Questa anche è extra lucida, anche questa è extra lucida, però mi sembra che tra una e un'altra cambi non moltissimo, ma ci sta una piccola differenza. Vabbè, comunque io un foglio se ce l'ho. Ora non si riesce a vedere assolutamente per telecamera con me, ma comunque è un po' spessa, diciamo, non è sottilissima, però per quello che dobbiamo fare noi va benissimo. Ecco qua, questa è la stampa, come potete vedere è uscita meravigliosa come al solito, perché questa carta è di una bellezza incredibile. Comunque sono riuscito a trovare l'altra carta, che era un po' diversa da quella là, infatti questa qua è un po' più sottile, però fondamentalmente è la stessa. Vedete, la stampa è uscita bene, ne ho fatte due ovviamente, perché per non si può mai sapere se succede qualcosa, cioè c'ho sempre quella di riserva. Adesso vi faccio vedere come bisogna applicarla sopra al nostro orologio. Tagliate quadrato, cerchietto, come potete vedere ci combacia perfettamente. Ora non ci resta che incollarlo. L'ho anche montato, ci ho rimesso le lancette, quella dei secondi non l'ho messa perché non mi piace, non la volevo mettere, quindi non l'ho rimessa. L'ho rimontato come potete vedere, e adesso dobbiamo applicare questo orologio su il nostro bracciale. Ora con una comunissima macchina da cucire fate due fettuccine così di diciamo, si vende, si chiama ecopelle, però guardate come sono fatte, guardate, io le ho cucite su questo lato, poi su quest'altro lato ho fatto una piccola piega qui per fermarlo, e invece qui la piega è più lunga perché qui dentro, non so se si vede, ecco, si vede il buchino, qui dentro ci passerà il piolino per dell'orologio, praticamente questo qua andrà attaccato qui. Ho messo tutti e due i lati questi cosi, questi nuovi braccini che ci serviranno per attaccare là, e adesso lo attacchiamo con la macchina da cucire. Ecco qua, questo lato come potete vedere è cucito. Ora ripeterò la stessa operazione anche per quest'altro lato. Come avete potuto vedere ho finito il bracciale, ora ve lo faccio vedere. L'orologio è questo, è finito. Io all'interno ci ho messo una molla perché spesso mi capita che casualmente si sbottona. Allora per evitare questo io ci ho messo una molla, in modo che anche se dovesse essere sbottonato come adesso, l'orologio non cade, e quindi posso riallacciarlo e sto bene così. Questo è l'orologio, aspetta, lo levo così lo vedete bene. Questo è l'orologio. Commentate questo video e presto vi farò altri video con altre
mie creazioni e vi spiegherò come si fanno, è molto semplice, tutto quello che faccio lo potete fare anche voi perché è molto semplice. E iscrivetevi al mio gruppo su Facebook, metterò un link qui, qualche parte, metterò un link dove potete votare e commentare insomma quello che faccio. E ciao a tutti!